Sicuramente è un motivo di grande orgoglio. E questo qua è il mio sesto anno qua a Milano e per me ormai l'Olimpia è casa. Ricordo ancora il giorno che sono arrivato e tutte le emozioni che ci sono state in questi 6 anni, belle e brutte che siano. Poi la fascia di capitano ha, diciamo, quel qualcosa in più. Io cerco di essere esempio in campo, negli allenamenti, fuori dal campo. È molto importante cercare di coinvolgere tutti i giocatori, i tifosi, la società, e quindi cercare di essere anche un pezzo importante non solo dentro il campo, ma tanto anche fuori dal campo. Quindi il parlare tanto, il cercare di essere d'aiuto per magari la gente che in quel momento gioca poco e la gente che in quel momento ha qualche problema. E quindi me lo sento addosso, mi ci trovo benissimo in questo ruolo e cerco sempre di fare del mio meglio, ecco. Io sono stato capitano a Montegranaro, dove ho fatto 3 anni, sono stato capitano a Reggio, dove ho fatto 3 anni, e sono stato capitano qua a Milano. Di sicuro la mia visione del basket è una visione a 360 gradi. È una vera e propria passione, è amore pure, quindi cerco sempre di non essere focalizzato solo su me stesso, ma sulla squadra, su quello che gira attorno, sui tifosi, sulla società, su tutto il resto. Quindi viene anche in automatico dare quel qualcosa in più e cercare di essere leader, che vuoi emotivo, che vuoi tecnico, che vuoi in spogliatoio, ma cercare sempre di esserci per tutti. Ecco, io ho sempre visto la pallacanestro come un gioco di squadra, ovviamente, quindi ho sempre anteposto quello che fanno i miei compagni prima di me. Poi da playmaker ovvio che mi viene molto meglio cercare di mettere in ritmo tutti i miei compagni prima di me stesso, ma soprattutto mi piace coinvolgere le persone sia all'esterno che anche i tifosi, che essere importante per la società. Ho fatto 3 anni molto belli e molto intensi a Reggio Emilia, dove sono stato, diciamo, parte centrale di quei 3 anni che per me, ti ripeto, sono stati veramente splendidi, ed è stata la prima vittoria lì, dove abbiamo vinto l'Euro Challenge, dove sono stato MVP delle Final Four giocate a Bologna, quindi diciamo quella è stata la mia prima vittoria. Poi sono venuto qua a Milano e i primi anni, diciamo, che ho sempre dovuto conquistare e partire da dietro per poi alla fine comunque arrivare davanti e giocare minuti importanti. È ovvio che ci sono state vittorie più importanti e più sentite, come magari può essere stata la prima Coppa Italia che avevo vinto qua a Milano, o il primo scudetto, o lo scudetto del 2018, dove dopo una partenza che fino a gennaio giocavo poco, Pianigiani ha puntato su di me, mi ha messo playmaker titolare. Da lì in poi abbiamo fatto un percorso noi come squadra, io personalmente, veramente intenso, fino a finire a questi ultimi magari 1 o 2 anni, dove parto sempre da dietro, dove magari ho meno la palla in mano e gioco più sull'esterno, però per me non c'è problema. Quello che mi chiede l'allenatore, quello che c'è da fare, che sia una difesa sporca, che sia rimbalzi, che sia un tiro da tre, che sia portare giù la palla, che sia coinvolgere le persone, io faccio, ecco. Sicuramente io ho un'etica lavorativa molto molto forte, che ho avuto fin da bambino, e di sicuro per me il lavoro paga sempre, quindi ho avuto grandi, grandi esempi davanti a me, partire dagli juniores quando avevo Djordjevic, verso il fine carriera lo vedevo come lavorava, ad avere Kaukenas a Reggio Emilia e vedere la sua etica lavorativa straordinaria, a venire qua a Milano e confrontarmi ogni giorno con grandi campioni. Quindi sicuramente ho vinto tanto, ho giocato tanto, ho giocato tantissime, tanti anni in Eurolega, tanti anni in Italia, non mi sento per niente arrivato e anzi, dentro di me a 34 anni penso che posso migliorare sempre. In questi ultimi anni, ad esempio, ho migliorato tantissimo il tiro da tre,
però ho anche tantissime altre cose su cui migliorare. Me l'ha insegnato Kaukenas, me l'ha insegnato Djordjevic, me l'hanno insegnato i grandi campioni e ora tocca a me anche magari provare. Come posso dire, se Davide Moretti, che in questo momento è il più giovane, va in difficoltà o ha dei problemi, spingerlo a lavorare in palestra, a dare di più e a fare qualcosa in più per se stesso. Ecco. Un grande motivo di orgoglio e se vogliamo è ripagare tutto il lavoro che magari la gente non vede, perché quello che è importante è il lavoro che fai extra basket, quindi magari il lavoro che fai d'estate, dove io raramente prendo più di 2-3 giorni di riposo. In vacanza cerco sempre posti con palestre attrezzate dove potermi allenare. E l'extra work che fai quando magari non hai giocato tanto una partita o magari non sei entrato e quindi il presentarti comunque in palestra a fare il lavoro dopo la partita o nei giorni liberi, quindi diciamo che l'essere ai vertici di tante classifiche ti ripaga del lavoro che tu fai e che io faccio con voglia, perché quando arriverà il momento in cui verrò in palestra e non avrò più voglia, allora sarà il momento in cui dirò ok, forse è finita la carriera da giocatore, però la voglia dentro di me è tantissima, mi sento veramente meglio che a 25, 26, 27 anni perché ormai conosco molto bene il mio fisico, so dove può arrivare, in questo momento la società è una società stra-attrezzata con un sacco di lavoro per recuperare. L'amore è quello che i tifosi provano per me e io sono veramente grato a loro perché è un qualcosa di costruito anche quello, perché all'inizio c'era un po' di, diciamo, titubanza anche nei miei confronti e lo stesso percorso che ho fatto è stato all'inizio un po' più difficoltoso, perché comunque arrivare in una grande squadra ed essere subito performante, giocare in 12, 13, 14 persone, farsi spazio non è stato semplice, però ripeto, sono 6 anni che sono qua, i tifosi sanno esattamente quello che giocatore sono, ma soprattutto che persona sono e cosa vado in campo e per cosa gioco. Io gioco per ogni volta per vincere, per dare il massimo, per aiutare i miei compagni.